siamo nati circa 30 anni fa, quando sono nati i primi kit per fare la birra casalinga, e la moglie mi ha regalato un kit. Io non ero ancora appassionato di birra, la bevevo e basta, non ero ancora appassionato sulla produzione, e quindi con questo kit mi è preso questa passione, che da allora non è più mai stata sospesa. Quindi con i kit, con parecchi anni a casa, ho fatto un bel po' di cotte, prima con il malto estratto, poi siamo passati al APG, sempre a livello casalingo. Quando poi siamo passati al grind, è intervenuto l'altro mio socio, che è lui che mi ha tirato dentro in questa avventura, e siamo andati nella sua cantina e lì abbiamo costruito una macchina al grain da 50 litri, ma molto sofisticata, quindi con tutti i controlli di temperatura come una vera macchina che abbiamo adesso. Quando la facevo in casa, chiaramente con la bontà della moglie, che mi lasciava fare la fermentazione sul tavolo del soggiorno, la cotta in cucina e la maturazione delle bottiglie sotto il letto. Quindi ha avuto una gran gioia quando siamo usciti dalla casa e siamo andati nella cantina di Ilario. Nella cantina di Ilario, adesso lui vi spiega un attimino, si trova a Concorezzo, e qui nasce anche il nostro nome Birra Eretica, che adesso ve lo spiegherà lui. Poi sulle birre magari ricontrollo io. Allora, la produzione appunto è nata a Concorezzo, dove abbiamo sviluppato tutte le nostre ricette. Poi, per vari fattori, quando abbiamo deciso di fare il passo professionale, siamo andati a Ornago, quindi abbiamo abbandonato il paese d'origine. Però volevamo un nome che collegasse ancora le nostre origini. Pensa e ripensa, nel 1200 a Concorezzo c'era la più grande chiesa in Italia di eretici. Addirittura c'erano tre sette: i Patari, gli Albigensi e i Catari, che poi il vescovo di Milano li ha sterminati tutti. Poi siamo andati a vedere il significato della parola eretica, perché sembrava un po' un'eresia effettivamente, una parola che deriva dal greco, messa al femminile, è colei che ricerca, prova, valuta più opzioni prima di scegliere, quindi era anche una parola che aveva un buon significato. E poi abbiamo visto che però come nome, un nome che piace, rimane in testa alla gente, ha avuto successo. Il nostro stile è tipico tedesco, cioè noi avevamo le birre bavaresi e quindi le nostre prime birre nate sono quasi tutte stile bavarese. Abbiamo sposato anche l'editto, adesso io lo pronuncio male perché non mi viene mai, di Regezebot, perdonatemi se non è giusto, che è l'editto della purezza. Difatti il nostro motto è fare tutte le birre che facciamo, quindi 12, con 4 ingredienti, punto basta. Anche due belghe che facciamo, le facciamo comunque solo con malto e i 4 ingredienti base. Quindi non mettiamo spezie, non mettiamo additivi, non mettiamo zucchero, non mettiamo niente. Questo, siamo rimasti fedeli a questo e ci teniamo a rimanerci. Quindi facciamo 12 birre, 6 di queste sono tedesche, quindi a partire dalla Helles, dalla Pils, due Weiss, quella chiara e quella ambrata, poi abbiamo una Kolsch, e quindi queste qua sono le 6 tedesche pure. Ah, una Marzen, che sarebbe una tipica Oktoberfest, bassa fermentazione. Poi dopo abbiamo anche una Red Ale, abbiamo una IPA, abbiamo una APA, abbiamo una Stout e poi abbiamo due belghe. Una da 8 gradi e mezzo, che è una belga scura, e una triple, che è una 9 gradi, quindi questo qua è un po' tutta la nostra gamma. In questo periodo abbiamo aperto circa 6 anni fa, diciamo che stiamo andando benino, abbiamo attrezzato il nostro birrificio in maniera, abbiamo anche addirittura un laboratorio chimico, abbiamo un'imbottigliatrice, ci siamo attrezzati bene. Anche perché non abbiamo mai portato a casa niente, abbiamo sempre investito in questi ultimi 6 anni, quindi abbiamo messo lì un'azienda abbastanza buona e pulita, diciamo.